finisce un grande Roland Garros per il tennis italiano, finisce con due sconfitte comunque da interpretare in maniera positiva, perché comunque ragazzi, a inizio torneo, mi avessero detto, guarda, a fine torneo gli italiani alla fine arriveranno in 5 al terzo turno a livello maschile, arriverà anche un quarto di finale maschile e un quarto di finale al femminile. Io avrei firmato probabilmente 2 o 3 volte, perché soprattutto il quarto al femminile non ce lo aspettavamo, quantomeno sicuramente non da una tennista che venisse dalle qualificazioni. Chissà che davvero questo risultato poi non possa essere una molla, ma ne parleremo dopo. Prima voglio parlare della partita stupenda che ha fatto poi Yannick Sinner contro Rafa Nadal, perché ieri sera ha dimostrato un pochino di peccare di inesperienza. Intanto l'approccio alla partita e l'atteggiamento in campo è stato perfetto, perché è sceso in campo per vincere, è sceso in campo determinato. E poi nell'intervista, ragazzi, stamattina ho letto, non devo uscire di qua a testa alta ma a testa bassa, perché non ho mai vinto niente. Una mentalità da vincente questa, una mentalità vincente che lo porterà lontano, perché il migliorare costantemente e cercare sempre di comunque cercare il pelo nell'uovo, cercare sempre l'autocritica, anche gli fa onore e dimostra di essere già un ragazzo maturo a 19 anni. Ma la partita l'aveva preparata benissimo Sinner con Piatti ieri sera, perché ha fatto quello che doveva fare Yannick, semplicemente gli è un po' tremato il braccio, sia avanti 6-5 con break nel primo set, e se tu avessi tolto il primo set a Nadal gli avresti tolto anche tante certezze, perché comunque Rafa era un po' preoccupato, Rafa non era sereno, non era proprio tranquillo. Comunque insomma, se va sotto di un set, un po' di quella tranquillità che ha sempre comunque sopra nel punteggio la perde. Voi vi ricorderete, poi peraltro la partita è finita in fotocopia a livello di punteggio con la partita di Berrettini in semifinale agli US Open, proprio 7-6, 6-4, 6-1. Anche l'andamento della partita è stato un po' simile, perché sia Sinner che Berrettini nel primo set avevano avuto le loro chance, addirittura Berrettini era 4-0, poi 6-4 nel tiebreak, aveva avuto 2 set point, Sinner non ne ha avuti, è arrivata soltanto a 2 punti dal set. Però poi lo svolgimento della partita è stato simile, perché poi nel secondo set comunque anche lì Yannick ci ha avuto le sue chance, era avanti, è stato un po' 3-1 poi con quel break, purtroppo non l'ha confermato, peccato perché era scappato, e la partita poi fondamentalmente si è decisa in quel maledetto nono game del secondo set, perché su 4 pari Yannick era 40-15, quelle due piccole distrazioni e poi anche un po' di sfortuna hanno portato insomma poi quel break a Rafa, che poi gli ha spianato la strada. Da lì Yannick Sinner farà soltanto un game, però veramente è una prova incoraggiante questa, insomma, perché Yannick davvero, se fosse stato più maturo, avrebbe portato certi momenti della partita chiave a sé. Comunque una partita che doveva essere importante comunque per la sua crescita, doveva essere importantissima anche per misurare a quale livello se la può giocare. Risposta: essere giocata anche con Nadal alla pari per i primi 2 set, quindi veramente i segnali sono positivi, evidentemente, perché ha dato delle dimostrazioni ieri sera Yannick. Chiaramente appunto fa bene a dire che
Qui non ha ancora vinto niente, fa bene a spronarsi costantemente, perché poi nel tennis è fondamentale avere degli stimoli continui che ti portino comunque a migliorarti giorno dopo giorno e partita dopo partita. Io penso che comunque Jannik, non è vero, dovesse scendere in campo per vincere, ma non dovesse avere tutte queste aspettative per la partita di ieri sera. Comunque giochi contro Nadal, infatti ha giocato abbastanza sereno, ha lasciato andare colpi, ma l'ha preparata bene la partita, appunto. Contro questi avversari ti passano pochi treni, poche chance, devi essere molto bravo quelle chance a sfruttarle al 100%, a piegare la partita a te grazie poi agli episodi, grazie ai momenti chiave che devi gestire con una certa freddezza. Purtroppo Sinner appunto ieri, comunque, quando era avanti di un break, quando ha servito per il set soprattutto, ha pensato che doveva andare a servire per il set, e comunque è chiaro, insomma, sono partite che lo fanno soltanto crescere, appunto. Non potevamo aspettarci che il risultato arrivasse subito ieri sera, ma sono partite queste che lo fanno crescere, perché comunque esci dal campo e dici: hai giocato alla grande. Il tuo avversario magari non ha neanche giocato alla grandissima, però ha vinto, e comunque un pochino magari di rabbia ce l'hai, però appunto vai poi ad analizzare la partita e dici: ecco, questo momento, queste situazioni le potevo gestire meglio, ecco, questo sicuramente. Però è una prova veramente molto molto incoraggiante, penso. Quindi con nessun rimpianto Jannik Sinner deve uscire da questo Roland Garros. Appunto, poi lui sarà deluso anche probabilmente da questa partita, perché è talmente un vincente, talmente vuole ottenere i risultati, vedere ciò che sembra in allenamento e rivederlo in partita, che insomma probabilmente è anche difficile poi anche godersi certi momenti, insomma. Comunque io ho visto veramente delle grandi risposte che ha dato ieri sera Sinner, delle grandi dimostrazioni. Poi chiaramente ancora deve crescere, ma questo è normale, perché a 19 anni, se tu fossi già arrivato, non sarebbe normale. Invece c'è ancora un progetto di crescita da fare. Questo tipo di partite lo può continuare ad aiutare a implementare comunque il suo livello, e di conseguenza, insomma, adesso vedremo un po' quello che accadrà, ma fatto sta, insomma, Jannik deve continuare tranquillo per il suo percorso di crescita e giocare contro questo tipo di avversario, perché comunque appunto Rafa l'ha vinta perché è abituato, perché alla fine, ragazzi, a gestire i momenti decisivi è questione di abitudini, per il semplice fatto che Rafa lo fa da anni e anni. Sinner l'ha fatto forse per la prima volta ieri sera, e di conseguenza, ragazzi, è così. Quindi bisogna prenderla molto con filosofia, senza assolutamente rimproverarsi quello che è successo ieri sera. Chi non deve rimproverarsi nulla, che lei è Martina Trevisan, che ha fatto due settimane straordinarie, partendo dalle qualificazioni è arrivata ai quarti. C'è chi ha fatto meglio, perché la Podolska è arrivata in semifinale, quindi anche lei dalle qualificazioni, pazzesca, l'Argentina. Comunque appunto Martina deve essere soltanto fiera di se stessa, perché adesso è nella top 100, adesso si è garantita un certo tipo di classifica, adesso potrà incentrare completamente la sua programmazione sui WTA, potrà giocare sempre un certo tipo di torneo, e quindi poi tutto passa anche in secondo piano, perché intanto si è sistemata anche a livello economico, perché un Roland Garros del genere ti porta tanti soldi in cassa, e quindi i meriti poi di Martina sono anche
ricompensati sul campo. E poi insomma, Martina, se continuerà a giocare con questo atteggiamento, si toglierà veramente tante tante soddisfazioni. Sono sicuro che questo Roland Garros non resterà isolato per Martina, perché gioca con quell'allegria, con quella passione, con quella tranquillità che poi la può portare lontanissimo, la può far vincere in questo momento a livello femminile quasi tutti i tipi di partita con qualsiasi avversaria. Ieri sera ne ha affrontata una più in forma, una superiore, la Swiatek, che ha veramente giocato una partita che dall'1-3 del primo set in favore di Trevisan è veramente sontuosa. La Swiatek ha legittimato perché era arrivata ai quarti di finale, insomma, questa 19enne polacca che veramente si sta issando ad alti livelli, l'avevamo già vista l'anno scorso, quest'anno è soltanto una conferma per questa ragazza, che peraltro ha le idee molto chiare, insomma, ha detto che mi do 2 anni, intanto ha finito il liceo, poi ha detto mi do 2 anni, o vedo che posso competere per gli slam e arrivare tra le prime 10 giocatrici dal mondo, oppure mi ritiro e smetto e faccio l'università. Quindi mi sembra che abbia le idee ben fissate e molto chiare questa ragazza, che evidentemente insomma sta giocando veramente un grande torneo. Lei è pazzesca con il dritto, perché ti toglie il tempo in maniera straordinaria. Poi quello che non era riuscita a fare nei primi game del primo set è dovuto soprattutto anche alla pressione, alla fretta che aveva. Comunque è una giocatrice poi molto intelligente, perché nei primi 4 game sbagliava tanto, ma perché semplicemente era agitata, era troppo frettolosa. Invece dopo si è messa lì con calma a giocare tutti i punti con una certa tranquillità, proprio con una certa pazienza. E lì, quando ha avuto pazienza, ha cominciato a sbagliare poco e Martina non aveva più le armi poi per arginarla. Insomma, ha incontrato una giocatrice ieri sera superiore, quindi onore veramente a Swiatek, perché può essere in questo momento la favorita per il Roland Garros, perché adesso con l'eliminazione di Svitolina ne vedo poche che giocano bene come sta giocando Iga Swiatek. Quindi insomma, la polacca affronterà l'argentina Podorska, autentica sorpresa del torneo, forse ancora più della Trevisan, perché è arrivata addirittura in semifinale battendo anche Svitolina. Quindi insomma, il torneo regionale è veramente un caso ancora più clamoroso. Comunque appunto, la nostra Martina deve essere proprio contenta, l'ho vista anche sentita nelle dichiarazioni, contenta del torneo che ha giocato, fiera del torneo che ha giocato. Deve essere così Martina, perché non potrebbe essere altrimenti, perché ha giocato 2 settimane spettacolari che le hanno date tante soddisfazioni, sia appunto sportive ma anche economiche. Quindi Martina deve continuare su questa falsa riga di questo Roland Garros, e io sono convinto che questa possa essere anche una molla, quindi quello che vi parlavo prima, una molla per il tennis femminile, perché serviva un risultato simile per riaccendere un po' l'entusiasmo. Già si era un po' riacceso, perché comunque negli ultimi tempi era arrivato anche il bel torneo a Palermo, insomma le italiane comunque si erano rese protagoniste con la crescita di Cocciaretto, stavano uscendo anche Melania Delai, Elisa Pigato, quindi insomma chiaramente non viene così dal nulla questa crescita del nostro tennis femminile. Però appunto queste belle exploit della Trevisan potrebbe portare tanto entusiasmo, tanta spinta positiva a tutto il tennis femminile. Quindi davvero chissà non possa tramutarsi in una specie di cecchinato 2018, perché comunque quel Roland Garros di cecchinato ha portato una spinta positiva a tutto il tennis italiano, perché vedi, un tennista come Cecchinato, che fino a ieri giocava ai Challenger, oggi arriva in semifinale a Roland Garros e dici cavolo, allora è possibile, allora lo posso fare anch'io, posso avere anch'io queste ambizioni e la consapevolezza di poter arrivare a certi livelli. Uguale la Trevisan, che fino a ieri giocava agli ITF, fino a ieri era fuori dalle prime 150 giocatrici del mondo, e adesso dice, hai visto,
è arrivata ai quarti alla Langaross e mi focalizzo e ce la posso fare anch'io. E queste sono le molle, queste sono le iniezioni positive che comunque possano avere un movimento da un certo risultato come quello di Martina Trevisan. Quindi il nostro movimento esce alla grande da queste Roland Garros, esce ancora più consolidato quello al maschile, perché ci dimostra di avere una varietà di opzioni veramente infinita, perché è arrivata ai quarti di finale Sinner, ci potevano arrivare Berrettini, ci potevano arrivare altri giocatori, tanti, ci poteva arrivare Sonego volente, poi ha rimbalzato contro il Pechi Diego Schwartz, anche ieri ha portato a casa una vittoria straordinaria, sì, e poi avrà la sua rivincita Rafa Nadal in semifinale proprio contro il Pechi dopo la sonora sconfitta di Roma. E insomma, attenzione a questo Schwartzman, perché io simpatizzerò per lui, perché è veramente un idolo, Diego Schwartzman, rappresentante di tutti i tennisti bassi, entrerà in top 10, veramente tanto meritato per questo ragazzo. Ma appunto, tornando al discorso del tennis italiano, è un movimento consolidato, perché appunto tutti hanno ottenuto, più bene o male, comunque buoni risultati in questo Roland Garros. Per esempio Magher, se si fosse ritrovato in versione Rio de Janeiro, chissà che non avrebbe potuto arrivare anche lui ad alti livelli, o comunque in là a questo Roland Garros. Insomma, il nostro movimento è consolidato in questo momento, si può permettere anche di certi giocatori non in forma come Fognini, però appunto ormai è una realtà ed è consolidata. Invece il movimento al femminile può avere ricevuto una bella iniezione di fiducia, una bella spinta positiva proprio da questo bellissimo risultato ottenuto da Martina Trevisan. Ragazzi, ci sentiamo oggi pomeriggio per commentare la quinta tappa del giro. Una valanga mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e a questo punto arrivederci ragazzi, al prossimo video.